Catania, quartiere San Giovanni Galermo. Giovane pusher arrestato dai carabinieri in via Capopassero. Un altro arresto per detenzione fini di spaccio di sostanze stupefacenti, operato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontana Rossa. Questa volta i militari, nell'ambito della loro continua ed efficace azione di contrasto ai reati connessi appunto agli stupefacenti, hanno pizzicato un 18enne di Asci Sant'Antonio in piena attività di smercio di droga proprio in via Capopassero, verso clienti catanesi della provincia. I carabinieri, dopo aver avviato una preliminare attività info-investigativa, supportata da diversi servizi di osservazione in modalità discreta, hanno deciso di far scattare i blitz nei confronti del giovane. Il giovane appena maggiorenne è stato pertanto bloccato dai militari dell'arma, nonostante il tentativo di divincolarsi dalla presa dei carabinieri, che lo hanno poi perquisito, trovando 39 dosi di cocaina e diverse decine di euro proprio all'interno della busta che prima aveva in mano, circostanza che non era sfuggita ai militari. Il 18enne è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto. Riposto Catania. Allestisce una piazza di spaccio con tanto di telecamere di videosorveglianza. Pusher 44enne arrestato dai carabinieri. L'azione di prevenzione e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, portata avanti dai carabinieri del Comando Provinciale di Catania, sia nel capoluogo etneo che nei vari comuni della provincia, ha consentito ai carabinieri della stazione di Riposto di arrestare un 44enne pregiudicato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno scoperto come il 44enne avesse allestito una fiorente e ben collaudata attività di smercio di vari tipi di droga, utilizzando come base operativa il suo appartamento, sito al piano terra di una palazzina di via Gaetano De Maio a Riposto. Il 44enne veniva trovato con 20 grammi di cocaina e 13 grammi di crack, già suddivise in dosi, custodite nelle tasche del giubbotto e dunque pronte per essere spacciate. Nell'appartamento è stato recuperato vario materiale utile al confezionamento e al dettaglio della droga. La somma in contanti di oltre 15.000 euro. Il 44enne è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere. A Cireale, scatta e da cur per due parcheggiatori abusivi. 13 DASP urbani in meno di 2 settimane. Il questore di Catania ha emesso 2 DACUR, provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, nei confronti di altrettante persone già sanzionate con l'ordine di allontanamento perché nuovamente soppressa a svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo. I provvedimenti, istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, prevedono il divieto di accedere alle aree dove è stata svolta l'attività illecita. Tutti quei comportamenti che turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici da parte dei cittadini sono identificati come situazioni di degrado e non sono ammessi. Sono chiare le direttive dell'amministrazione comunale di Acireale. Il sindaco Roberto Babbagallo e l'assessore alla Polizia Municipale Giuseppe Vasta con il comandante Alfio Licciardello avevano annunciato pugno duro per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Regione siciliana, area archeologica di Siracusa. L'area di Ierone II sarà sede dei concerti estivi. Scarpinato, scelta strategica per la tutela del sito. Un teatro provvisorio all'aperto nel piazzale antistante l'area di Ierone II nell'area archeologica della Neapolis di Siracusa per ospitare il calendario di musica leggera della prossima stagione estiva. Lo prevede il progetto voluto dall'Assessorato dei Beni Culturali e realizzato dal direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Carmelo Bennardo. Si tratta di un'area di circa 7.000 metri quadrati, un palco di 200 metri quadrati, due palchi minori collegati tramite passerella per favorire una maggiore libertà di movimento degli artisti, 5 settori dedicati alle tribune e 7 per le platee, per una capienza complessiva di 4.000 posti a sedere. Il teatro, denominato Neapolis, sarà pronto per ospitare gli spettacoli del prossimo giugno. Una 2 giorni molto interessanti. Abbiamo iniziato ieri con i giovani della Valle dell'Alcantara, quasi 200 tra famiglie e bambini che sono stati coinvolti dalla parrocchia di Francavilla. Ringrazio quindi Padre Gerri per questo.
che hanno potuto apprezzare il pastore tedesco e hanno visto alcune operazioni di soccorso, i cani che rintracciano le persone sotto le macerie e alcuni aspetti tecnici e storici del pastore tedesco. Oggi invece la competizione vera e propria, con quasi 120 iscritti, quasi 500 persone che hanno potuto apprezzare, oltre le gole dell'Alcantara, anche la valle, Francavilla, Mortacamastra e tutto il comprensorio. Io penso che questo raduno è un raduno di ottima riuscita per la partecipazione dei cani, per la location, anche per la giornata che si sta graziando di un bel sole e poi per la sportività che stanno manifestando tutti i partecipanti, tutti i conduttori. Questo raduno che abbiamo fatto oggi è un raduno che praticamente ci ha dato tanta soddisfazione nelle gole d'Alcantara per quanto riguarda il turismo e speriamo che, visto che c'è stato tutto questo successo di numerose iscrizioni e numerose partecipazioni da parte delle persone, che nel futuro organizzeremo un raduno ENCI a livello nazionale e anche internazionale che potremo allietare qua nelle gole d'Alcantara. Siamo qui al parco Gole dell'Alcantara, dove parecchie persone sono arrivate da quasi tutta la Sicilia, anche da Napoli, dalla Campania e da ogni parte della regione d'Italia. Quindi questo crea anche reddito, chiaramente. E lì abbiamo fatto la giornata Bimbo Cani. Allora, questo perché abbiamo voluto questa cosa? Perché riteniamo che il cane, io parlo del pastore tedesco perché sono un dirigente, insomma sono un giudice di pastori tedeschi, quindi sono un po' di parte, però questo vale per tutte le razze, vale per tutte le razze, perché il cane oggi è usato anche nella pet therapy, per esempio, no? È usato, non per dire, insomma, da tutte le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, finanza, vigili del fuoco, è usato come antidroga, è usato anche come sport, insomma, quindi il cane oggi, volendo o nolendo, specialmente dopo il Covid, è diventato, insomma, un'unica cosa con la famiglia, con gli uomini e le persone. Molte persone si sono recate da Milano, da Roma, da Napoli, da tutta Italia, anche per appunto la location, il posto che già è noto, non solo per i cani, e hanno passato una bellissima giornata, un bellissimo weekend insieme alle proprie famiglie, ai propri figli, quindi un grazie alle gole dell'Alcantara e chi lo gestisce per l'opportunità che ci hanno dato. È stata una bella gara, resa anche sale dalla location. È ancora scontro tra Israele e l'Agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi che, dice il suo direttore Filippo Lazzarini, è sotto attacco. UNRWA is facing a deliberate and concerted campaign to undermine its operations and ultimately end them. Part of this campaign involves inundating donors with misinformation designed to foster distrust and tarnish the reputation of the agency. More blatant is the Israeli Prime Minister openly stating that UNRWA will not be part of post-war Gaza. I commenti di Lazzarini sono giunti nello stesso giorno in cui Israele ha intensificato le sue accuse contro l'UNRWA, sostenendo che l'agenzia avrebbe tra le sue file più di 450 terroristi di Hamas e di altri gruppi armati. Il portavoce dell'IDF, Daniel Agari, ha accusato Hamas di sfruttare le organizzazioni umanitarie per commettere crimini contro l'umanità e di ricevere stipendi finanziati dalle donazioni della comunità internazionale. Intanto migliaia di palestinesi stanno fuggendo dalla fame nel nord di Gaza, si dirigono a sud in cerca di cibo dopo che diverse agenzie ONU sono state costrette a interrompere le consegne nell'area, che ospita ancora quasi 500.000 di persone. Ma la fame si sta impossessando di tutta la striscia, già 16 bambini sono morti per malnutrizione e quelli sottopeso in cura nel sud sono in aumento.
La fuga di notizie sull'ipotetica consegna di missili Taurus a Kiev da parte di Berlino ha polarizzato il dibattito in Germania sulla consegna di armi a lungo raggio all'esercito ucraino. La ministra degli esteri tedesca ha invitato il governo a considerare l'ipotesi. Anche il Regno Unito si è espresso in tal senso, ma il cancelliere Olaf Scholz non è della stessa idea. È inaccettabile consegnare un'arma del genere e poi non pensare a come il controllo possa avvenire. Se si vuole avere un controllo, e questo funziona solo se sono coinvolti i soldati tedeschi, è fuori discussione, ha detto. Intanto la Russia ha attaccato pesantemente l'Ucraina nella notte. Nel Donetsk sono morte 2 persone proprio a causa dei bombardamenti e altre 19 sono rimaste ferite, mentre la regione di Sumy è stata bersaglio di 44 diversi attacchi. Kiev ha riferito di aver intercettato 18 droni Shahed su 22 diretti dalla Crimea verso Odessa. Proprio a Odessa diverse persone hanno depositato fiori e creato un piccolo memoriale per commemorare le 12 vittime, tra cui 5 bambini, dell'attacco di domenica, quando un drone russo ha colpito un condominio distruggendolo. Degenera la situazione ad Haiti con le bande armate che hanno attaccato l'aeroporto internazionale della capitale, Port-au-Prince, tentando di prenderne il controllo. L'evasione di massa di quasi 5.000 detenuti da 2 carceri della capitale ha portato a un'esplosione di violenza nelle strade e a scontri a colpi di arma da fuoco con la polizia. Almeno 9 persone, di cui 4 agenti, sono state uccise. Obiettivo delle bande è impedire il ritorno del primo ministro, Ariel Henry. L'ondata di violenza segue infatti le numerose proteste di giovedì scorso, dopo che il premier si è recato in Kenya per negoziare l'invio di un contingente di peacekeepers sostenuto dall'ONU per arginare lo strapotere delle bande che già controllavano l'80% della capitale. L'ONU ha però intimato ad Henry di ripristinare le istituzioni democratiche e di indire le elezioni che non si tengono da quasi un decennio. Per l'adozione 780. L'Assemblea nazionale francese ha detto sì all'inserimento del diritto all'aborto nella Carta costituzionale. La Francia è il primo paese che decide di garantire una tutela rafforzata in Costituzione all'interruzione volontaria di gravidanza. Il primo ministro francese Attal parla di un traguardo che si avvicina. Nous sommes encore loin d'être au bout du chemin, mais pas à pas, l'égalité se rapproche. En garantissant la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse dans notre Constitution, nous donnons une deuxième victoire à Simone Veil et à toutes celles qui ont ouvert la voie. Nous adressons surtout un message à toutes les femmes. Votre corps vous appartient et personne n'a le droit d'en disposer à votre place. Il successo nasce dalla volontà politica che ha preso corpo per iniziativa del presidente Emmanuel Macron dopo la sentenza che ha posto fine al diritto federale all'aborto negli Stati Uniti. Dopo l'annuncio del via libera, la Tour Eiffel si è illuminata per marcare l'evento con la scritta «Mio il corpo, mia la scelta». Il governo russo ha sentito l'ambasciatore tedesco a seguito degli audio in cui i militari in Germania discutono di piani per l'Ucraina. L'ambasciatore Alexander Lambsdorff ha specificato che l'incontro non ha riguardato questo caso. Per Berlino poi non è stata una convocazione, ma l'ira di Mosca non si è placata. Gli audio contengono una riunione di ufficiali delle forze armate sull'uso di missili tedeschi Taurus contro obiettivi russi, tra cui il ponte di Kerch in Crimea. Berlino ha definito i commenti russi assurdi. Il cancelliere Olaf Scholz si è opposto più volte all'invio di soldati e degli stessi Taurus in Ucraina per evitare, ha detto, un conflitto aperto. I cambiamenti climatici colpiscono in maniera sproporzionata le donne, le fasce povere della popolazione e i residenti rurali. La loro capacità di reagire agli eventi meteorologici estremi è infatti minore. E quanto emerge da Unjust Climate, un rapporto appena pubblicato dalla FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura. One degree Celsius change in the climate, it means that over time women would lose 34% more of income than men in situations in middle and low income countries where there's already a lot of stress on these households to produce enough income to feed their families and to pursue their livelihoods.
Le conclusioni si basano sui dati socio-economici di circa 1 miliardo di persone in 24 paesi a basso e medio reddito.